Oh, è il nuovo episodio di Pretty Pretty Pegasus! Sì, gli unicorni suonano ad alto volume e rovinano lo zucchero filato. Sembra un problema molto grave. Wow! Ma l'amicizia risolve sempre tutto. Lo dicono anche nel cartone, trasmette un bel messaggio. Oh, che bello vedere un cartone dove i personaggi non risolvono i problemi con la violenza. Ti piace la TV? Ecco una replica dell'ultima mossa. Buia! Come si abbassa il volume delle tue grida di dolore, eh? Non so che cosa dire per fare riferimento alla TV! Ne hai avute abbastanza? Sai cosa mi piace dei telecomandi, Robin? Se non ti piace il programma trasmesso, puoi cambiare canale! Dove ci ha mandati Control Freak col suo telecomando stavolta? Di sicuro è un posto bellissimo! Che ti succede, Corvina? Hai sbattuto la testa, piccola? Avete idea di dove siamo? Io lo so! Vi ho teletrasportato nel nuovo episodio di Pretty Pretty Pegasus! Grazie! Mille! Davvero! È un sogno che si avvera. Perché non avevamo mai provato a fare esercizio? Non ne ho idea, io adoro allenarmi! Che forza! Credo di aver appena stabilito un nuovo record di rodeo al coperto! Bende! Ci servono altre bende, presto! Tranquillo, ti sistemo io, Bibi! Fortuna che i tuoi superpoteri ti hanno tenuto vivo il braccio! Orrore! Mentre pensiamo a come riattaccarlo, puoi usare questo! Ehi, andrà tutto bene, Bibi! Lo so! Non devi buttarti giù! No, per niente! Non ti dispiace aver perso una delle tue appendici? No, ora ho questo braccio robotico che si abbina alla mia cicatrice! Oh, mamma! Eccoli! Devo parlare con loro! Aspetta, Corvina! Parlare con personaggi immaginari può alterare per sempre la loro realtà! Forse Bibi può trasformarsi in un cavallo alato? Mi dispiace, non mi trasformo in creature mitologiche! Bibi è solo un cavallo con le ali, puoi farcela! Ah! In fondo potrei provarci. Amici, questa è un'agonia, no? Vai a parlare con loro! Forse se offriamo agli unicorni dei succhi e dei dolci smetteranno di suonare. Questa è un'ottima idea, fagiolina. Ciao, amiche! Adesso basta! Devo parlare con loro! Scintilla e fagiolina! Che giorno fantastico! Voi due siete anche più morbide dal vivo! Tu chi sei? Io sono Corvina e loro sono i miei amici! Volete far parte del nostro granco? Sì! Cantiamo la canzone dell'amicizia! Assolutamente no! Non se ne parla! Il nostro è un duo di due, non uno, non tre, dos, due, capito? La nostra fra amicizia è come una struttura Horst e Graben o un gas nobile, il cui guscio atomico esterno non può né prendere né rilasciare altri elettroni. Non farai mai parte del nostro gruppo, Stella! Mai e poi mai! Ma se per caso io decidessi di fare i biscotti? Sei dei nostri! Vorrei provare anch'io a raccontarvi una storia del terrore!
Era una giornata paurosa e degli amici stavano passando amichevolmente il tempo facendo le cose che si fanno tra amici. Finché uno spaventoso fantasma non venne fuori dalla sua tomba mettendo paura a tutti quanti. Io sono lo spaventoso fantasma e ora vi infesterò tutti! Gli amici scapparono a gambe levate. Lo spaventoso fantasma era molto spaventoso, ma essi scamparono all'infestazione in un cespuglio cespuglioso dove respirarono un respiro di sollievo finché non si resero conto che il fantasma aveva la loro palla. Tuoni, tuoni, fulmini! Che cosa facciamo? Si chiedevano. Se non riusciamo a riprendere la palla, non potremo più giocare a palla avvelenata! Ma poi lo spaventoso fantasma ritornò e disse loro: mi dispiace di avervi spaventato! Sono socialmente imbarazzante! Era molto dispiaciuto per aver spaventato tutti e così riportò la palla agli amici e poterono divertirsi a giocare a palla tutti insieme. Ah! E c'erano anche due lupi mannari! A quanto pare sono stata brava a raccontare una storia del terrore! No, è Robin che viene sbranato da un orso. L'orso mi sta sbranando! Mi sta sbranando! Avrà fiutato i marshmallow! Possiamo tornarcene a casa adesso. Che gran classe, Bibi, che gran classe. Ma devi sempre usare quel tono di sarcasmo e fare commenti intelligenti. Senti, qualcuno tra noi deve essere intelligente. Questo hamburger è stratosferico! Lo so, amico! Lo so! Il Goblin è quasi arrivato, ci serve un piano! Io dico che dobbiamo fare un cerchio dell'amicizia, così possiamo abbracciarlo da tutti gli angoli! Oh, possiamo dargli dei calci in faccia! Fagiolina, che cosa dici? Sembra il modo più veloce per liberarci di lui! Ma tu mi hai insegnato che solo l'amicizia e l'amore risolvono i problemi. Io? È letteralmente ridicolo! Sono d'accordo, Titans, go! Facciamo quello che voi due avreste fatto tempo fa. Niente pugni in faccia. Esatto. E? Forse gli unicorni potrebbero riprendere a suonare. Esatto. Ma dal mio corno rotto usciranno solo degli strani suoni. Fagiolina, vorresti dirgli qualcosa? Beh, non importa che il corno sia rotto, se suoni con il cuore. Fai del tuo meglio e saremo orgogliosi di te in ogni caso. Ecco di cosa parlavo. Sta funzionando, ma non è abbastanza. Ci penso io. Ti voglio bene e ti stimo, Goblin gommoso! Che bello sentirselo dire! Epica. Sapete, Titans, dopo aver salvato il mondo, credo che sia il caso di festeggiare! Sì, 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 mettiamo in moto la festa! Che bello, che bello! Cibo a volontà, balli scatenati e ogni genere di intrattenimento vogliate. Un DJ, una rock band, un mago, basta dirlo! Un clown! Cosa? Abbiamo detto? Un clown! Scusate, che cos'è un clown? Questo è un clown, Stella. Beh, fanno divertire i bambini. Come si può avvicinare a una creatura così a un bambino?
Stella, i clown sono una forza, credimi! Sì, amiamo i clown fin da bambini! Troppo forti! E poi con quella loro musichetta! Quando la sento so che sto per divertirmi o che è il furgoncino dei gelati. E quindi sì, i clown. Non ne vediamo uno da anni! Già, i clown vanno bene per i bambini piccoli. Siete troppo vecchi per i clown. Ah sì? Com'è la sesta stagione di Pretty Pretty Pegasus? Oh mamma sì! Allora Fagiolina e Scintilla devono salvare Re Jellybean, che è rimasto imprigionato dentro la glassa di una torta col punto... è completamente diverso. Quindi dovrò davvero ingaggiare un clown? No, ti prego, ti supplico, non farlo, ti prego, ti scongiuro! Un clown! Vada per il clown. Riuscite a credere che Aqualad pensasse che fossimo troppo seri? Non ora, Robin. Ho bisogno di fare una chiacchierata con il mio amico Cyborg. Di cosa devi parlarmi? Tu lo sai molto bene. Hai bevuto il mio succo e voglio sapere perché. Avevo troppa sete. Sapevi che era il mio! C'era scritto il mio nome! E allora o bevi o sei bevuto! Se non posso fidarmi di te per il mio succo, allora non posso fidarmi di te su niente! Vale lo stesso per me! Per fidarsi bisogna essere in due, ombre! Ehi, smettetela! Era solo succo di frutta! È facile per te, perché non era il tuo! No! Che cos'è successo al nostro bel gruppo? È troppo tardi, Stella. Cyborg sapeva di bere il mio succo di frutta! Il mio succo! E mi è piaciuto ogni singolo sorso! No! Mi sa tanto che ci aspettano tempi duri, gente! Tempi duri! È proprio un duro? Super tosto! Ehi là, tostissimo! Dove è il mio sandwich? Io non ne ho idea! E a me non interessa. Sì, fratello, so che ci tieni tanto ai tuoi leggendari sandwich, ma insomma... Non era solo leggendario. Quello era perfetto! Per anni ho cercato di migliorare le mie tecniche culinarie. Ho viaggiato il mondo per incontrare i grandi guru dei sandwich. Ma non ero soddisfatto. Ogni morso che facevo ero avvolto dalla consapevolezza che potevo fare di meglio. Finché una notte mi è venuto in mente il sandwich perfetto. Dopo 3 giorni di lavoro nel laboratorio era pronto. La perfezione tra 2 fette di pane, anch'esse perfette. Mancava solo renderlo croccante in frigorifero. Beh, purtroppo, quando sono tornato, lui era sparito! È la storia più lunga sulla preparazione di un sandwich che abbia sentito. Nessuno lascerà la stanza finché non avrò trovato il colpevole! Ciao! Auguri! Non preoccuparti, Robin! Sono certa che troverai il tuo panino scomparso! Oh, contaci! Ti vedo! Ti vedo anch'io! Continuo a vederti!